Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi non sono da sola, ma sono con Lisa. Ciao a tutti, io sono Lisa Alborghetti e sono una personal trainer e sono anche una studentessa universitaria. Allora, perché sono qui con Lisa? Lisa ci ha contattati un po' di settimane fa e ci ha chiesto di fare una collaborazione con lei per quanto riguarda la sua piattaforma dedicata alle studentesse universitarie. E quindi è venuta a trovarci nei nostri uffici, qui a Valencia, e abbiamo registrato tantissimi contenuti per quanto riguarda l'università, gli esami e il metodo di studio, proprio perché Lisa ha deciso di inserire nel suo programma di fitness un'area dedicata al metodo di studio, perché soltanto avendo un metodo di studio universitario è possibile prendere tutti i 30 all'università senza rinunciare ovviamente a tutto il resto, quindi prendersi cura di sé e del proprio benessere. Ci siamo divertite tantissimo a registrare e poi appunto gli ho chiesto di fare anche questi video qua apposta per il nostro canale YouTube, apposta per voi, in cui appunto andiamo un po' a vedere come fare per avere una buona postura mentre studiamo, avere un'alimentazione corretta, come riuscire a rimanere in forma anche se siamo un po' stressati per gli esami, anche se siamo sotto sessione, anche se abbiamo poco tempo a disposizione. E quindi abbiamo pensato a questi video per voi per far sì che riuscite ad andare bene all'università, però a prendervi cura di voi stessi a 360 gradi. Ho sempre avuto questa passione del fitness, tanto è vero che ho deciso di utilizzarla e sfruttarla per aiutare anche moltissime ragazze. Infatti da qualche mese ho creato la mia piattaforma di allenamento che si chiama Our Fit Hub e da pochissimo ho lanciato anche un nuovo prodotto pensato per tutte le ragazze universitarie, in cui oltre ai workout, che sono un pochettino più veloci rispetto al solito perché sappiamo che noi universitarie, ecco, abbiamo poco tempo, dobbiamo incastrare mille cose, e poi ci sarà anche tutta la sezione che riguarda la parte wellness, quindi per quanto riguarda magari pratiche di yoga per rilassarci durante gli esami e cose varie, la sezione healthy dove ci saranno tantissimi consigli sull'alimentazione ma anche sulla preparazione della schiscetta perfetta perché anche quella è importante, e soprattutto tantissimi contenuti che riguardano il metodo di studio, e ci sarà anche lei, e quindi ci saranno tantissimi video per imparare a studiare bene e nel stesso tempo prendersi cura di noi stesse. Quindi ragazzi, questo sarà un video un po' più particolare, diverso dal solito, perché non parleremo proprio nello specifico di comprensione, organizzazione degli esami, gestione del tempo e in generale metodo di studio universitario, ma parleremo del benessere dello studente universitario a 360 gradi. Quindi per il metodo di studio, per i consigli sullo studio, per i consigli sulla gestione del tempo e organizzazione della sessione, trovi qui sul nostro canale tantissimi video, soprattutto di Andrea e Giuseppe, che come sai sono i fondatori di Metodo Universitario, che è il primo metodo di studio universitario in Italia, quindi trovi tantissimi video di valore qui sul nostro canale. E oggi appunto parleremo un po' più in generale del benessere, quindi non soltanto di come allenare la nostra mente, quindi poi organizzare tutto e studiare come abbiamo detto negli altri video, ma anche di come allenare il nostro corpo, e ti daremo anche dei consigli su come essere più produttivo nel periodo della sessione, quello di preparare i tuoi esami all'università. Come sapete, il Metodo Universitario aiuta gli studenti dal 2015 a studiare meglio e in meno tempo, e quindi riuscire a dedicarsi anche del tempo a fare attività che gli piacciono, come per esempio lo sport, l'allenamento, il lavoro, le proprie passioni. Quindi sapete benissimo che proprio è un nostro valore non dedicare tutto il tempo della nostra vita, tutto il tempo delle nostre giornate all'università, ma riuscire a dedicare il giusto tempo a cose che ci arricchiscono, ci rendono persone migliori. Quindi per esempio la nostra formazione, studiare argomenti che ci piacciono, che ci appassionano, ma anche fare attività e prendersi cura di noi stessi. Quindi siamo completamente contro quello che è lo studente in crisi, che sta sulla scrivania, pensa solo a studiare, esatto, non si alza per 12 ore e non fa nient'altro, e questa cosa gli crea un sacco di stress, un sacco di ansia, e soprattutto non lo fa stare bene, perché se tu pensi soltanto a una cosa e la rendi veramente una cosa super difficile da affrontare, diventa proprio noioso studiare e poi andare a dare gli esami. E quindi poi sappiamo benissimo che capita che magari l'esame non lo dai, rimandi la sessione, poi lo faccio, studio dopo, eccetera eccetera, e quindi proprio è una cosa controproducente. Mentre per noi è assolutamente importante che lo studente di successo si dedichi il tempo allo studio e riesca a studiare bene e meno tempo, per questo che qua nel nostro canale trovi tantissimi video su proprio consigli su come affrontare l'università al meglio, prendere voti alti, dare anche gli esami nella metà del tempo in cui danno i tuoi compagni, quindi 2 settimane, 7 giorni. E poi è importantissimo dedicare appunto tempo a cose che ti fanno stare bene, che ti ricaricano, perché se tu fai cose che ti fanno stare bene, di conseguenza sei più produttivo nello studio, e quindi studi con più voglia, ti diverti di più, ti ricordi anche di più le cose e ti vivi l'università al meglio. Proprio per questo motivo adesso andremo a darti dei consigli per quanto riguarda l'alimentazione, la postura e anche l'allenamento insieme a Lisa. A questo punto direi che iniziamo subito dal primo. Lisa, dici un po', perché secondo te è giusto che uno studente universitario dedichi il giusto tempo all'allenamento? Allora, io penso che all'interno della giornata comunque abbiamo tante ore e sicuramente non le dedicheremo tutte allo studio, ma un'oretta possiamo prendercela per noi, dedicarla a noi stessi, e alla fine è una cosa che facciamo per il nostro benessere. Come abbiamo detto prima, è importante allenare la mente, arrivare preparati agli esami, ma nello stesso tempo cosa facciamo? Al nostro corpicino non ci pensa nessuno, anche perché studiare ed essere sempre sotto pressione crea tanto stress, e lo sport o comunque dedicarsi alle nostre passioni ci fa un attimo rilassare, pensare ad altro e
liberare la mente. E succede spesso che dopo l'allenamento ci sentiamo molto più carichi. Mamma mia, questa sensazione esatto, è una sensazione bella proprio in cui ti senti una persona nuova, come se la giornata ricominciasse da quel momento. E quindi, dato che è provato che sia così, lo sport in generale e il movimento fanno bene, ti consiglio di dedicare almeno un'oretta al giorno a fare un'attività fisica che ti permetta di non stare tutta la giornata così seduto a studiare. Anche perché molto spesso, stando tanto tempo seduti, si inizia ad avere posture scorrette, dolorini vari, e molto spesso siamo anche davanti al computer per tante ore, magari con il mouse iniziamo ad essere anche un pochettino stortini da una parte. Quindi adesso andremo a darti anche qualche consiglio per cercare di migliorare questo punto di vista. Esatto, e quindi cosa facciamo? Ci mettiamo alla scrivania quando andiamo a studiare tanto e ovviamente pian piano ci affossiamo sulla sedia. E quindi, non sapendo qual è la postura corretta per studiare, anche che ci permette di stare meglio, di performare meglio, stiamo con la schiena gobba, ci teniamo la testa, cioè ci affossiamo proprio sulla scrivania e ci sdraiamo. E quindi, se abbiamo una fisiologia depotenziante, di conseguenza non avremo voglia di studiare, perché studiare così, come fai ad avere voglia di leggere quello che devi studiare? È impossibile. Quindi è importantissimo avere la postura corretta, in modo tale che hai una fisiologia potenziante, cioè utilizzi il tuo corpo in modo potenziante e riesci a studiare meglio. Infatti è importante tenere una posizione più eretta possibile, non accasciamoci, come detto prima, sempre di più ai nostri fogli. Soprattutto cerchiamo di non magari studiare con le gambe incrociate, accavallate, perché questo creano, diciamo, degli scompensi e ci rendono un pochettino storti. A lungo andare possono dare un po' di problemi. Soprattutto cerchiamo anche di scegliere una sedia comoda, perché se stiamo magari tanto tempo in questa posizione qua, oppure troppo in avanti, potremmo avere dei problemi alla colonna vertebrale, ovvero dei dolori lombari, che comunque possiamo andare a migliorare con degli esercizi di scarico, appunto, della schiena. Esatto, grazie Elisa per questi consigli, perché veramente io mi ricordo quando studiavo, quando ero una studentessa in crisi, quindi quando non riuscivo a studiare, non avevo voglia di studiare, non conoscevo ancora Andrea Giuseppe, il metodo Hockme, stavo sempre così e non riuscivo proprio a rendermi conto che avevo una postura sbagliata. Quindi questi sono semplicemente dei semplici consigli, è vero, però molto molto efficaci, perché anche il fatto di tenere le gambe accavallate può essere una cosa che magari uno non conosce, però veramente sente la differenza di quando le tieni accavallate, invece quando sei dritta performi molto di più, proprio il tuo fisico sta meglio, quindi assolutamente importantissimo, grazie per questi consigli. Aggiungo soltanto un'altra cosa: è normale che se stiamo seduti magari 6 ore nella stessa posizione, è piano piano, cioè siamo stufi, siamo demotivati, e quindi è normale che piano piano scendiamo. Sì. Quindi importante, almeno ogni 40 minuti, un'oretta, alzati, sgranchisciti un attimo le gambe, fai anche soltanto un giro, vai al frigorifero a prendere l'acqua, qualcosa del genere, in modo tale che poi ti risiedi e sei pronto a ricominciare. Sì. Basta poco, fai proprio anche un giretto in casa, o se sei in biblioteca, esci un attimo, prendi una boccata d'aria, rientri e sei nuovo. Bellissima questa cosa, perché anche noi di metodo universitario lavoriamo un sacco al computer, siamo seduti, ci obblighiamo ad alzarci dalla sedia ogni 45 minuti, perché sennò poi ne risentiamo. Quindi è veramente un segreto, è un trucco fantastico, è proprio anche facilissimo da fare, perché basta soltanto che ti alzi, quindi devi mettere quella forza di volontà in più, che però poi ti fa stare meglio per tutta la giornata. Poi un'altra cosa che accade agli studenti universitari è proprio quella di mettere in secondo piano l'alimentazione quando devono preparare un esame, perché pensano soltanto a quello. Questa cosa è molto sbagliata, giusto? Sì, assolutamente, anche perché un'alimentazione equilibrata, giusta per il nostro corpo, è sempre di aiuto, anche comunque per studiare. Infatti molto spesso si tende a concentrarsi soltanto sullo studiare e quindi diciamo: ma non ho tempo, oppure magari sono più propenso a mangiare qualcosa di veloce, magari già pronto, e molto spesso capita di mangiare cibo spazzatura, dolci o qualcosa, diciamo, che è già lì pronto per essere mangiato e che non ci toglie tempo allo studio. E quindi gli studenti magari ordinano sulle varie app, esatto, perché hanno voglia di cucinare, che magari pensano: non so fare nessuna ricetta veloce e quindi per forza mi arrangio con quello che posso fare, quindi ordinano magari cose che non sono neanche salutari, e soprattutto poi magari fanno venire la bioc, quindi poi è più difficile studiare, perché tu, esatto, mangi una cosa pesante e poi ti metti a studiare, è un po' un problema. Esatto, infatti mangiarsi una pizza o un hamburger e poi pensare di mettersi a studiare, ecco, non è una delle idee migliori che potremmo avere. Sicuramente buono, e c'è anche un motivo per cui ricerchiamo dei cibi che ci piacciono di più durante questi periodi, però diciamo che ci arriva la botta glicemica che appena vediamo il libro, bam, siamo lì, esatto, che già ci siamo addormentati, sì, nonostante magari tutti i caffè che ci siamo bevuti. Infatti, a causa dello stress, molto spesso si tende a mangiare di più, avere più voglia, sì, di alcuni cibi, e questo è del tutto normale. Soprattutto si cercano cibi più gustosi e ricchi di carboidrati, perché comunque il nostro corpo ci parla spesso, ci dà dei chiari segnali, e quindi se siamo molto stressati noi ricerchiamo il picco glicemico, che rilascia degli ormoni, che sono gli ormoni del piacere, e quindi noi appunto li ricerchiamo sempre. Esatto, li ricerchiamo
sempre di più perché abbiamo tutto lo stress, tutto da studiare. L'unica cosa che in quel momento ci rende felici o comunque ci fa stare un attimo più tranquilli è mangiare qualcosa che ci piace. E quindi questo è il motivo per cui molto spesso durante questo periodo e durante i periodi più stressanti hai voglia di cioccolato, dolci. Ecco, il cioccolato è proprio l'esempio perfetto. E quindi diciamo che tutto ha un perché, è proprio il nostro corpo che ce lo dice e ce lo richiede. Per fortuna però ci sono delle tip che possiamo mettere in atto per cercare di controllarci, diciamo, anche sotto questo punto di vista. Anche perché molto spesso alla fine della sessione diciamo: ah cavolo, ho preso 2 chiletti, cos'è successo? E questo è normale, diciamo, perché si tende a mangiare di più e a muoversi di meno. La combinazione di queste due cose, d'altronde, per è così, forza. Cioè purtroppo sfociano in un aumento di peso, sentirci un pochettino più demotivati, meno forti, meno capaci. E quindi per questo motivo ti consiglio sempre di tenerti attivo e mangiare equilibrato, mangiare giusto. Poi ci sta la caramellina, il cioccolatino, proprio come rinforzo, perché comunque fanno bene anche quelli. Sì. Però esatto, cerchiamo di non esagerare. Altri consigli che posso darti è di non studiare e tenere qui davanti il pacchetto di patatine, il pacchetto di caramelle, perché alla fine ti metti lì a leggere e incominci a stuzzicare, sì, tipo come sei al cinema con i popcorn, esatto, e non ti rendi conto in realtà di quanto e di cosa in realtà stai mangiando. Sì. Lo fai proprio per abitudine e quindi ecco, sì, magari in via di 10 minuti hai finito il pacchetto di caramelle da 500 grammi e diciamo non è forse la cosa migliore che puoi fare. Infatti noi diciamo sempre che l'ambiente batte la forza di volontà, certo, quindi se tu ti circondi da cibo sì buono, che ti piace, quindi un po' dolce, insomma così, che però sai che non è salutare, che in realtà non ti fa stare così tanto bene, è normale che poi lo andrai sicuramente a mangiare perché ce l'hai già lì. Proprio per questo, se ci metti la volontà nel magari non comprarlo o comprarlo di meno, per esempio, o magari proprio dartelo come premio quando hai finito di studiare, hai raggiunto tutto quello che devi fare in quella giornata, per esempio, quindi proprio come premio, quindi allora è bello perché sei tu che decidi di mangiare quella cosa lì in quel momento proprio per coccolarti, diciamo. L'importante è che lo scegli sempre, che soprattutto stai in un ambiente che è tuo amico, quindi non è contro di te, perché sennò ovviamente tu puoi metterci tutta la volontà del mondo, ma se hai tutti i cibi spazzatura intorno a te è normale che insomma, anche se sei volenteroso, è molto molto difficile. Esattamente, poi sappiamo, uno tira l'altro, esatto, e finisce così. Dobbiamo anche imparare un pochettino ad ascoltarci e capire bene se la nostra fame è fame davvero oppure è soltanto voglia, esatto, di quell'alimento. Bellissima questa cosa perché veramente quando ero una studentessa in crisi avrei voluto sapere queste cose. Diciamo che non è molto facile capirlo, però ci possiamo anche arrivare da soli, nel senso che se abbiamo appena finito di mangiare ad esempio il pranzo, se dopo 10 minuti siamo lì che abbiamo voglia di cioccolato o comunque un altro alimento, quella è più fame nervosa, o comunque molto spesso, anche a me è successo molte volte, che utilizzavo il fatto di andare in cucina e prendermi un biscottino come scusa per alzarmi oppure per perdere un pochettino di tempo. Mentre invece, come ho detto tu prima, molto meglio. Finisco di fare una cosa, finisco di studiare una pagina o di fare uno schema, allora finisco, posso fare la mia pausa e poi vado a prendermi il mio rinforzo, se così vogliamo chiamarlo. Questo ci renderà molto più motivati, ci permetterà di tenere sotto controllo anche comunque l'aspetto dell'alimentazione, utilizzare diciamo il cibo come un mezzo positivo che ci permette di rimanere più motivati e non come una cosa che ci serve a riempire diciamo dei momenti vuoti, sì, o per giustificare il fatto che stiamo facendo qualcosa. Va bene ragazzi, grazie Elisa per questi fantastici consigli, perché grazie, veramente sono stati veramente dei consigli d'oro, che fatene tesoro perché sono proprio semplici cose però che possono completamente cambiare le vostre giornate e le vostre routine. Vi lasciamo qua sotto il sito di Elisa di Our Fit Hub, dove potete trovare altri allenamenti, altri video bellissimi proprio con lei, sì. Quindi mettete in pratica questi fantastici consigli e ricordatevi che se fate queste cose qua per quanto riguarda l'alimentazione e la gestione della vostra fisiologia e in più avete un metodo di studio proprio specifico per l'università, quindi il metodo HOC, che vi permette di studiare in 7 giorni, di comprendere tutto quello che studiate, di ricordare tutte le informazioni agli esami, allora veramente potete fare tutto quello che volete e veramente diventate i migliori studenti del vostro corso. Quindi noi come sempre vi lasciamo qui sotto il link per guardare il nostro video corso gratuito, dove Andrea e Giuseppe ti spiegheranno il metodo OCME, quindi il primo metodo di studio universitario in Italia per studiare meglio e in meno tempo qualunque sia la tua facoltà, qualunque esame devi dare, senza ansia, soprattutto ricordandoti tutto quello che studi. Il link lo trovi in descrizione. Noi ti salutiamo, ti auguriamo in bocca al lupo per i tuoi esami e anche per la tua formazione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!